Viaggio nel cuore della vita, qui e altrove. Space, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. La Terra è malata, ormai ce ne siamo resi conto. Trovare delle soluzioni è diventato prioritario per i leader politici che si riuniscono per tentare di formare un fronte comune. Ma da cosa viene provocato il surriscaldamento globale? Ecco un esperimento semplice e dimostrativo. I cambiamenti climatici sono causati dal livello nell'atmosfera di alcuni gas, come il biossido di carbonio e il vapore acqueo, che catturano il calore. Quello che sto cercando di fare è riprodurre il processo in queste bottiglie, che rappresentano due pianeti diversi. La bottiglia 1 ha una maggiore concentrazione di biossido di carbonio nella sua atmosfera, la bottiglia 2 contiene semplicemente aria, come quella della Terra. Quello che voglio fare è iniettare un po' di biossido di carbonio. Il biossido di carbonio è molto facile da ottenere, basta prendere dell'aceto qualunque, eccolo qua, e mescolarlo al lievito per dolci. Quello che si ottiene è una reazione chimica con rilascio di biossido di carbonio. Quindi quello che sto facendo è imprigionare questo gas riversandolo nella bottiglia. Ora lasciamolo agire. Sta bollendo ed è quello che succede sul pianeta con un'alta concentrazione di biossido di carbonio. Quando parliamo di cambiamenti climatici, parliamo di energia che arriva dal Sole e riscalda questo gas. Voglio mostrarlo in modo controllato, quindi mi servo di due lampade che rappresentano il Sole. Le due bottiglie all'inizio hanno la stessa temperatura, ma se lascio agire per alcuni minuti le lampade, il biossido di carbonio che avevamo ottenuto farà aumentare la temperatura di questa bottiglia molto più dell'altra. La prova è evidente. Bastano pochi minuti per ottenere una differenza di 3 gradi tra le due bottiglie. Ed è così che, su ampia scala, il nostro clima si surriscalda. Guildford, una cittadina a sud di Londra. I colori vivi dell'orologio secolare brillano sotto un sole abbagliante. È piuttosto insolito a novembre in questa regione dell'Inghilterra. Maggie Alderin Pocock è un astrofisico. Dedica gran parte del suo tempo libero a sensibilizzare le giovani generazioni al fenomeno dei cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici non sono nulla di nuovo, la Terra non è un corpo statico, il clima e la temperatura sono cambiati in molti anni. Se si ripercorrono gli ultimi 20.000 si possono osservare alti e bassi, ma il problema adesso è questo, il clima sembra star cambiando in risposta al biossido di carbonio e da altri gas a effetto serra che diffondiamo nell'atmosfera. Questo fa aumentare le temperature. Ci sono ancora fluttuazioni, ma la tendenza generale è all'aumento e questo può essere pericoloso per tutti. La Terra ha conosciuto una successione di ere glaciali e di ere di riscaldamento drastico. Si pensa che la causa siano le variazioni dell'orbita attorno al Sole, ma una volta stabilizzata, il clima è diventato relativamente temperato. Ma l'industrializzazione ha confuso le carte. Misurare il cambiamento è diventato indispensabile. Qui sul pianeta Terra possiamo aggirarci con i nostri sensori e fare rilevazioni in diversi punti, ma lo spazio ci dà una visione globale. Da lì vediamo il pianeta come una sola cosa e misuriamo dati a lungo termine e durante un lungo periodo. È di questo che abbiamo bisogno per capire i cambiamenti climatici. Per noi è necessario osservare le varie tendenze in corso e farlo dallo spazio è l'ideale. Alla Città delle Scienze di Parigi una mostra sottolinea l'importanza dello spazio come piattaforma di studio della Terra. Volker Liebig è un visitatore attento, dirige i programmi di osservazione dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Le missioni di osservazione della Terra innanzitutto aiutano a capire cosa c'è in gioco, a dare a chi deve prendere le decisioni le informazioni sul trend e allora possiamo anche contribuire ad attuarle. Nel 2002 l'ESA ha lanciato su orbita polare a 800 km di altitudine Envisat, il più grande satellite di osservazione al mondo.
5 tonnellate di massa al decollo, è stato dotato di una batteria di 10 strumenti di osservazione. Ogni giorno raccoglie un'enormità di dati su tutti gli aspetti dell'ambiente e dell'atmosfera. Prepariamo una serie di satelliti scientifici per capire meglio cosa sta accadendo, seguendo uno standard e dando agli scienziati di tutto il mondo accesso a un database che è assolutamente necessario per osservare davvero in quale direzione va il nostro pianeta. Per fornire ai leader politici tutte le informazioni necessarie, l'Unione Europea e l'ESA hanno messo in piedi il programma GMES, iniziativa di sorveglianza globale per l'ambiente e la sicurezza. Ci saranno 7 satelliti in orbita intorno alla Terra per osservarla in aree molto diverse dello spettro, per osservare gli oceani, le superfici terrestri, le temperature, l'atmosfera. In questo modo l'intero sistema sarà coperto da questi strumenti. Nel 2009 l'ESA ha lanciato la missione GOCE, che studia il campo gravitazionale terrestre, e SMOS, che studia la salinità dell'acqua e l'umidità del suolo. Il 25 febbraio speriamo di lanciare CryoSat, la nostra missione per lo studio dei ghiacci. Quello che conosciamo ora grazie ai satelliti è l'estensione dei ghiacci ai poli. Quello che non conosciamo esattamente è lo spessore e lo sviluppo dello spessore dei ghiacci. CryoSat permetterà agli scienziati di creare modelli informatici sull'accelerazione dello scioglimento dei ghiacci polari, uno scioglimento che, se apre nuove rotte commerciali marittime, crea anche degli squilibri nelle correnti marine, vere regolatrici della temperatura terrestre. Gli strumenti di misurazione e di controllo esistono, manca solo che siano prese le decisioni politiche efficaci. Per questo è importante il summit sul clima di Copenaghen. We have to make decisions now. Dobbiamo decidere ora per ottenere entro il 2050 una riduzione del 50% dei gas serra, altrimenti non riusciremo a contenere l'aumento della temperatura globale entro i 2 gradi, come indicato dagli scienziati. Sono ottimista, perché quando delle persone si incontrano probabilmente si può fare la differenza, ma dalle discussioni devono venire fuori dei risultati. Parlare è una cosa, ma se questo non porta a nulla allora è una perdita di tempo. Bisogna agire, le discussioni devono definire un percorso, dobbiamo seguirlo e fare davvero la differenza. La presa di coscienza della minaccia rappresentata dal surriscaldamento globale è un primo passo. Ora c'è bisogno di un cambiamento radicale nei comportamenti e il tempo stringe.